Ciao e benvenuti nella Poke Posta di Gabriele. Questo video ho deciso di dividerlo così, in base a quello che vi piace vedere o meno, lo finite prima o lo vedete tutto. Nella prima parte vediamo tutte le nuove carte arrivate. Nella seconda parte le metto negli album e vediamo insieme un po' perché le ho prese. Quali altre carte sono simili, eccetera, eccetera, perché mi sono un po' imposto di non comprare due volte la stessa carta, a meno per errore, ma sempre carte diverse. Cominciamo con lui, un simpatico Charmander, un po' rovinata, ma pazienza. Questo bellissimo Lapras che mi mancava in versione olografica. Per la mia collezione di Lapras, ma questa la vedrete solo nella seconda parte del video in cui le metto via o se no saltate fino a lì. Anche questo Articuno mi mancava, bellissimo, olografico. Poi ancora uno Squirtle, sicuramente ce l'ho, però uno in più non fa mai male, molto il mio starter preferito di sempre. Questo Clefairy che mi mancava in versione reverse. E quindi eccolo qui, Beedrill per la mia collezione di Beedrill e te pareva mi mancava e ora ho anche lui. Dewgong, siamo sempre tra i primi 150 Pokémon. Mi mancava stupendo. Poi abbiamo ben due Charizard, ok, che vi mostro. Anche questi, questo Holo mi mancava in giapponese e questo Reverse mi mancava in italiano. Forse è la carta che ho in più versioni. Comunque poi vediamo anche la zona dedicata alla collezione dei Charizard, che non è molto grassa, diciamo così, non è molto grande, perché a me io preferisco i Blastoise. Ciò non toglie che ho fatto qualcosina anche per i Charizard. Un altro dei miei Pokémon che mi piace tanto, Togetic, versione psico. Poi, vogliamo parlare di lui? Vogliamo parlarne o non vogliamo parlarne? Aspetta che vi mostro anche l'altra. Ve le mostro insieme. E dopo vediamo anche la zona della collezione dedicata a Darkrai. Gyarados, set base, mi mancava. Non è in bellissime condizioni, ma non mi interessa. Lui ne avevo solo una e quindi ne ho preso un altro. Anche qui, sempre set base. Bello, bello, bello. Cioè, tra l'altro, poi cercate di ricordarvi anche il Pokédex in Pokémon Blu e in Pokémon nei primi Pokémon. Cioè, i disegni sono proprio molto, molto simili nelle carte. E per concludere, loro due. Quindi, questa è la Poké Posta arrivata. Adesso, ok, e a memoria devo cercare di ricordarmi, ok, allora, i Lapras e gli Articuno sono i primi che metterò via perché, perfetto, i Lapras sono qui, quindi, cioè non riesco purtroppo. Vediamo se riesco a farvi vedere entrambe le pagine, così da fare una super, una cosa molto carina, però. Sì, ci stanno. Oh, dai, bello. Come vi dicevo, l'ho presa perché mi mancava in
versione oro, quindi adesso devo trovare la sua versione non oro, che è questa, e semplicemente gliela metto in parte. Tac. Nel frattempo il mio cane ovviamente si sbatte, si lecca in ogni dove mentre io faccio i video, sempre un grande classico. Poi, ah, ecco, guardate, questa non ve l'ho mostrata prima, deve essermi scivolata dietro qualche carta e comunque ho preso anche lui. Vediamo al volo, ah, stupendo, che fortuna. Siamo qui una... Quando le collezioni delle carte in cui ne ho poche, a volte è un po' difficile, si impiega del tempo. Fortuna vuole che... Guardate che carina, cioè vogliamo parlare di questo, e vogliamo parlare o di questo, o di questo. Che bei disegni, che veramente disegni molto 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 carini. Poi... Vediamo, la sezione perfetto degli uccelli leggendari è qui, e così con l'occasione mettiamo via questo Articuno che non avevo proprio. Quindi ora che ce l'ho sono contentissimo. Mi mancava questo. E tra l'altro Articuno è il mio preferito, non c'è niente da fare. È lui il mio preferito, mentre per quelli di nuova generazione il mio preferito è Moltres, senza alcun dubbio. Ma mi chiedo perché Moltres sia qua quando i Moltres non sono qui. Quindi con l'occasione metto un po' di ordine. Quindi questi Moltres li metto qui, li metto qua dietro, e che cavolo, perfetto. Questo magari vedo che è un po'... È una protezione molto molto larga, troppo larga, e quindi adesso la togliamo perché non può piegarmi le carte così, per quanto il valore di queste carte sia veramente molto 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 relativo, ma veramente tanto. Nel 2, ecco, infatti questo è il faldone 2. Io i Ninetales, quindi con l'occasione metto via al volo quello set base. Ho solo una pagina, quindi molto molto grave. Ma comunque con l'occasione mettiamo via anche lui. Bellissimo il set base, mamma mia che bello. Certo, le carte rare di Ninetales sono altre, però. Veramente con un fascino tutto suo in questa zona. Poi dovrei avere anche quelli di erba, cioè i Beedrill eccetera eccetera, o forse sono nel faldone 1. Siamo qui, eccoci qua. Infatti la mia memoria non è così malaccio, o forse sì, perché questi Alakazam sono qui. Si sono teletrasportati perché gli Alakazam sono nel faldone 1. Ecco, eccoli qua. E che cavolo. Allora, ok. Quindi i Beedrill qua avevo riempito e ho cominciato a metterli qua. E quindi con l'occasione vediamo se riesco a metterlo vicino a quello del set base. Dai, ci sta troppo bene. Mettiamolo vicino a quello del set base. E questo, o meglio, questa squadra di Beedrill, questa squadra di api, la mettiamo in questo. Poi, al volo, altre cose che mi possono servire. Dragonite, ok, Charizard. E Charizard, ok, secondo me adesso questi Charizard
gli mettiamo al volo un foglio nuovo perché è il momento di mettere un foglio nuovo. Sì. È il momento proprio di mettere un foglio nuovo. Ok, vi dicevo, allora, questo veramente non ce l'ho, cioè perché questi non sono reverse, queste versioni, e quindi l'ho preso per questo motivo, o meglio, questo è reverse, ma non ha questa trama, vedete, questa trama in verticale, mentre questo è l'unico olografico giapponese, mentre di questi solo questo è olo, tant'è che è quello che ho pagato di più. Questi si trovano a prezzi veramente irrisori. Li tengo in questa zona che è quella un po' più, devi essere quella più protetta, quella più rinforzata. Poi vediamo se le altre cose sono qui o mi sa che è proprio il momento di passare al faldone numero 1. Sì. Male che vada, torniamo al 2. Sì, è il momento di passare al faldone 1 e vediamo un po' cosa salta fuori nel faldone 1. Allora, che poi chi mi segue nella poche posta da un po', cioè, non è che poi le carte sono più o meno un po' sempre le stesse, però si cerca sempre un po' di aggiungere un po' di emozione e, ma soprattutto con l'obiettivo mio di divertirvi e tenerci compagnia. Ecco, se mi dite che i miei video vi tengono compagnia anche mentre fate altro e anche voi siete super appassionati di Pokémon, un hobby che porto avanti dalla terza media, e io auguro veramente a tutti che un hobby vi duri così tanto. Allora, ok, intanto iniziamo qua che vedo la pagina dei Dewgong, a cui adesso aggiungo lui. Nel frattempo facciamo traslocare un momentino Groudon X, ed eccolo qua, perfetto, che bello. Questo, vedete, questa è in versione giapponese, non mi sembra neanche holo, esatto, mentre questa in versione reverse, e quasi quasi, infatti la sposto perché voglio mettere vicino, cerco sempre di mettere proprio vicino per sapere al volo se le ho già, eccetera eccetera. Adesso tiro fuori questo Erika Scriferi, che poi ci faccio un momentino un ragionamento, perché magari è nel faldone 1 insieme, e lo metteremo poi insieme a questo, al Clefairy reverse del set evoluzioni. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra quello. Nel frattempo saltiamo e vediamo questo qua dietro, i Darkrai. Ok, mettiamo questi ragazzacci nella sezione dei Darkrai, e 1, 2 e 3, quindi tutti questi 3 e questi, e questo, la versione Ghost tira sempre l'attenzione, è una cosa incredibile. Tutti appena lo vedono dicono: ah, oh, bello quello lì, bellissimo, mamma mia. Questo, ecco, i Ninetales di Alola. Voi cosa dite? Devo mettere questi Ninetales insieme agli altri? Li metto vicini? Ma potrebbe essere una buona idea. Adesso cerchiamo di saltare e trovare i Gyarados, che mi sembra che sono qui vicino. Eccoli qua. Così mettiamo quella versione set base. Dove lo possiamo mettere?
Ce l'avevo già, ma pazienza. Un Pokémon veramente con un fascino tutto suo. Lo, diciamo così, tolgo questo, lo trasloco qualche pagina più in là. Nel frattempo ho dato un'occhiata allo smartphone da cui sto registrando e per essere sicuro che stia registrando. Se no, ai ai ai. Ai ai ai, va bene. Questo Mewtwo penso che stia bene. Lo mettiamo qui, lo mettiamo qui, qui, qui. Sì, questo è il posto giusto. Perché ne avevo solo uno. Quando ho fatto uno scambia e gioca, trovate il video nel canale. Effettivamente mi sono accorto che ne avevo solo uno. Niente, questi comunque sono Squirtle, li metto insieme alla scatola dedicata solo a Squirtle e alle sue evoluzioni fino a Blastoise. E questo Charmander, vediamo se quasi quasi starebbe bene al volo proprio insieme a ai Charizard che ho messo prima. Quindi quasi quasi faccio proprio così. Così stanno tutti insieme. Sì. Tac, a posto così. Ecco i Clefairy. I Clefairy, adesso vediamo un momentino dove sono. Dove sono i Clefairy? Dove sono i Pokémon Fata? Mi sa che sono nel faldone 1, così al volo. Perché ho dentro anche della rovina particolare. Sì, faldone 1, assolutamente. Oppala là. No, faldone 2, ho sbagliato. Faldone 2. Dove siete? Potrebbero stare bene qui, potrebbero starci molto molto bene, quindi teniamo come riferimento questo insieme ai a Wigglytuff e similari. Poi se non c'è un, se non ho creato una sezione solo per loro, penso che sia il posto più carino dove metterli. Sì, dai, li metto qua, che li metto qua. Va bene, dai, io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia in questo video. E chissà quale sarà il nuovo video di PokePosta, il nuovo video, il prossimo video. Sarà qualcosa di tech, PokePosta o chi lo sa. Nel frattempo, un grande saluto a tutti voi e magari a tutte voi, chi lo sa. Ciao!